Salve raga, allora stiamo assistendo all'ennesima scoppola del corropoletto. Altra sveglia ha preso. No, mamma mia, che roba! Ma com'è? Ma che sta succedendo qua? Ma cosa sta succedendo qua? Cioè, una cosa, è entrato pure il Messia. Avete visto? Il Messia è arrivato, no? Visto il Messia, ha fatto entrare il Messia. Mancavano più o meno 20 minuti alla fine della partita, ha fatto entrare il Messia. È arrivato il Papa, l'avete visto, no? Eccolo qua il somaro. Questo è un altro somaro mannaro. E questa è la rovina vostra. Ecco, allora avete capito un cazzo, Curopoletti. E sto cazzo d'allenatore che vale un cazzo. Questo è peggio d'Allegri, guarda, veramente. È proprio una pippa. Cioè, ha fatto uscire Sciaravi, che diciamo che poteva essere, era il meglio in campo, e quello che poteva creare problemi l'ha fatto uscire. Cioè, io ho sempre detto, questo è veramente, cioè, capisce la mazza, sta allenatore, proprio veramente, mamma mia! Appendi sta cazzo di panchina al chiodo e vattene. Io, anzi, se rimane con voi, io sono contento, perché tanti sono contenti che rimane Allegri, perché così è. Io so, però è normale che per un tifoso, se uno è un vero tifoso, sto cazzo di allenatore, tenete di andare, dai, ma vattene a fanculo, un balenca. Cioè, fa un gioco di merda. Cioè, è un gioco di merda, non si può vedere. Cioè, è veramente una cosa vergognosa. Sta rumetta è proprio sempre la solita rumetta. Seconda sconfitta consecutiva. E diciamo che poteva essere tre sconfitte, perché, come ho detto, la prima giornata ha rischiato lì, ha vinto a culo. Perciò un punto dopo tre giornate, mazza, una media. Ho detto che vince lo scudetto a Roma. Infatti, guarda, ho visto, arriva giù, all'incontrario, mamma mia, davvero. Mi sta deludendo questa rumetta. Cioè, veramente. Ah, Spinazzola. Comunque, raga, mo io non voglio dire, però, certo, i romanisti, se sono veramente dei tifosi, dovrebbero fare una, come si dice, una protesta di quelle veramente sentite. Perché vabbè che il Milan è una buona squadra, il Milan è una buona squadra, ma che mano è deficiente che sta attaccata al corpo, va a ammazzare, è monito, attaccata al corpo, il braccio tonto. Dovrebbero fare prova. Il male della Roma è Mourinho, ho sempre detto, dall'altro anno che lo dico, più di un anno che lo dico che il male della Roma è lui. Cioè, ancora che insistono con questo scemo. Ormai certi allenatori, quando non si aggiornano, dovrebbero sparire dal calcio, perché fanno solo che male al calcio, capito? Cioè, tu me levi a Sciaravi, porca miseria, è il furetto là in mezzo che poteva dare problemi, o levi, invece da levare quel cazzone dei Belotti, che non si muove, che ha fatto Guidugò, manco lui sa come cazzo ha fatto la prima giornata a fare Guidugò, dai, per favore, dai, ma per favore. Sì, guarda quest'altro, guarda quest'altro, mamma mia, questo che ha combinato con Termino, però gli ha detto bene, gli ha detto, eh. Ah, comunque niente, che è successo qua? Che è un'altra mazzata? Un'altra mazzata, purtroppo è un'altra mazzata, raga. Mo' qualcuno dirà, non ci posso credere! Magari Gabbo Man è lì. Dopo vado a vedere Gabbo, mi ammazzavano se cazzo. Oddio, voglio dire che cazzo io sto giro. Oddio, mi fate ridere, mi fate troppo rite con la T, mi fate ridere. Comunque veramente un punto dopo tre giornate, veramente. Poi mo c'è la nazionale, pensa, quando poi c'è la nazionale te lo do ancora per culo, perché vorresti subito rifarla la partita, vorresti rientrare per cercare di capito, mannaggia, invece no, mo c'è pure la nazionale, che coglioni, capito? È normale che il tifoso va in tilt, va. Comunque veramente, raga, io pensavo che invece che Sciaravi non lo levava, metteva un altro attaccante pure. Che cazzo devi da difendere? 2-0 devi difendere, scemo nido. Quelli in 10 stanno. Che è mezz'ora che stanno in 10, più di mezz'ora. Cioè, ma veramente questo non capisce nulla. Questo è proprio, mamma mia, eh. È un encefalogramma. È un encefalo proprio questo. Eccolo, eccolo. Ah, niente. Comunque, niente. Ci vanno allenatori capaci. Anzi, che cazzo, ci vanno allenatori capaci. Ormai Mourinho, c'ha l'età mia, c'ha 60 anni, c'ha l'età mia, però porco, basta, dai, su. A una certa età uno dovrebbe smettere, quando i lavori, come tutti i lavori, se va in pensione. Cioè, quando uno non ci riesce più a fare certe cose, o magari non se la sente più, o non gli va quello che sia, deve smettere, non è inutile che tu vai avanti, continui per cercare dello spazio di quattro spicci, hai capito? Cioè, pure quello, capisci? Perché fa?
Cioè, i soldi ormai ce l'hai, stai bene, fai come faccio io, capito? I soldi ce l'ho, che cazzo te ne frega? Ma non c'è n'ha più a lavorare, scemo! Goditela la vita, no? Deficiente, invece da star lì a farti trattare in faccia e far vedere quello che ormai non sa fa più, perché tu se hai vinto qualche coppa, hai vinto qualcosa, perché hai avuto sempre belle squadre e bei campioni. Ricordatelo, Mourinho, Mau. Go! Assegnata a Roma! Porca puttana, proprio adesso 2-1, mancano 4 minuti alla fine, perché dopo 6 minuti, mancano 4 minuti, vediamo se i corropoletti ce la fanno. Spina, però gli aveva detto male prima Spina, ha tirato un bel tiro, però gli è andata arta. Invece sto giro c'è stata una deviazione, mi pare, se non sbaglio, sì, c'è stata una deviazione. Vabbè, diciamo, gli ha detto male prima, perché quel tiro gli ha tirato una bomba atomica prima, gli ha deviato, purtroppo quando è così, qua ne piste palle. E gli ha detto bene adesso, gli ha detto male prima, poi gli ha detto bene, ha compensato. Spina. Mo vediamo se adesso con Lukaku, dai con Lukaku, voglio vedere. Cioè, perché se il Milan vince oggi, dopo vi allargo, capito come? E dopo, se no, qui famo come l'altro anno con Napoli. Il Napoli ha preso il via, ciao, dopo si è perso a tutti e il campionato diventa... Quest'anno invece il campionato dovrebbe essere più combattuto, no? Che dovrebbero stare tutte là. Se no, come il Napoli, tanto il Napoli ha preso il largo e poi quando i cazzi gli chiappi più. Che poi sai che c'è, quando fai queste vittorie qua, dopo tu ci credi. Cioè, qui ci crede, no? Cioè, è meglio tenere il campionato un po' più combattuto, perché sennò veramente perde pure d'entusiasmo, di cose, capito? Non c'è più gusto, no? Hai capito? Guarda Hernandez, Hernandez, non romper cazzo, ti ha fatto una mazza. Allora, vediamo adesso la Roma cosa farà. Tutti quanti all'arrembaggio, tutti avanti. Dai, gli ultimi minuti dovrebbero essere proprio di fiacche, di fiamme e fuoco. Dai. Dai, col ropoletto. Da una parte mi fanno pena, però, i romanisti, però mi fanno un po' pena dalla parte. Porco cane, come ti segna con un'altra deviazione. Porco Giuda. Mamma mia, Zeleschi. C'è mancato poco e ne fanno un altro con un'altra deviazione. Calcio d'angolo, mancano 2 minuti 94esimo, mancano 2 minuti a tempo, forse recuperano avanti 30 secondi, 2 minuti e mezzo, diciamo. Vediamo un po', dai, troppo corta ha fatto. Eccolo! Oddio! Mamma mia, che liscio che ha fatto il portiere, c'è mancato cazzo. Cioè, sto portiere è uscito proprio a Viver Parru. Porco dici, mamma mia, ha dato pure un cazzotto in testa a cosa, quello del Milan, che cazzo era, mamma mia, oh. Comunque regà, dai, stai, sta rumetta, sembra che dai, comunque sai che era fuori gioco, stava avanti, comunque dai, adesso la seguiamo fino alla fine, perché ormai ci siamo, se diciamo che sta facendo, guardate Lukaku, Corello, Lukaku, guarda come si lamenta Lukaku, Romelu, è arrivato Romulo e Remulo, annaggia si tifosi, guarda come stanno a soffrire, certo, essere tifosi, guarda, a volte è veramente una condanna, c'è stato, guarda, il tifoso è gioie e dolori, questa è un po' sta barbato, ma gioia e dolori, perché è proprio così, il tifo è una cosa veramente, gioia e dolori, purtroppo non ci può fare nulla. Non ci puoi fare nulla, è una malattia, il tifo è una malattia, raga. Il tifo è una malattia. Ah, forse è proprio la luce, perché di qua mi fa cosa, pure di qua un po', è proprio la luce. Allora mi giriamo da qua, tanto è uguale. Comunque, raga, niente, sta Roma mi sa che gnava, mancano 20 secondi alla fine del tempo supplementare. Non so se recupererà ancora, questi perdono tempo. E niente, la vedo molto dura. Ci vorrei proprio non miracolo, ma di più. Lukaku che ha ripreso palla. Azzalala. Mamma mia. Comunque veramente, guarda, sto Mourinho. Cioè, quello è uscito. Voglio allevare i calzoncini. Cioè, quello è stato buttato fuori. Cazzo, buttalo subito dentro, no? No, invece ha aspettato un altro 10 minuti, quarto d'ora per far entrare Lukaku. Pensa quanto è scemo questo. Ho detto, questo è l'allenatore che capisce un cazzo. Ci capisce proprio un cazzo. Ma sai che questo è l'ultimo, Cross al centro. Mamma mia Spina, mamma mia, tira e tira in porta, angolo, no, non è calcio d'angolo, non gliela dà, fa vedere,
No, c'ha ragione, non è Carcio D'Angelo, c'ha ragione, l'ha toccata Belotti. L'ultima Belotti a toccare. Belotti, l'ha toccata te. Far serio, va. Essi onesto. Comunque, ragazzi, niente. Ercol Romoli ha preso l'ennesima sveglia e tutti a casa, ok? Vabbè, ragazzi, vediamo, tanto tirerà la palla dentro e fischierà. Ciao, ragazzi. Ciao, Coropoletto. Mamma mia, che figura di merda, un'altra volta, poracci.